ci troviamo diciamo nella storica contrada di Pantanizzi, dove sono iniziate è iniziato il movimento ecologico Pantanizzi. Noi qui c'era un campetto prima dove la domenica si giocava a calcio, diciamo. Poi negli anni successivi fu fatto anche per restare uniti, fu fatta anche una società sportiva chiamata Pantanizzi. Io avevo il laboratorio in questa zona e abitavo anche in questa zona poco più in avanti. Poi piano piano si verificarono queste esigenze di lottare contro una fabbrica che aveva inquinata, a quell'epoca inquinava Siderno, e quindi l'ABP. Vabbè, non ti, poi tutto, fermo, evito di. Eravamo tanti amici di questa zona, la sera ci vedevamo anche in via Marina Piccola, cioè sulla spiaggia di Pantanizzi. La fabbrica era spostata a 500 metri da questo luogo, però nello spazio di 500 metri, oltre all'ABP, di cui noi parleremo, c'è anche la SICA, che in linea d'aria sono 400 metri. Siamo in mezzo a due bombe esplosive praticamente. Cioè abbiamo 400 metri verso Donisi, verso diciamo Mirtola, l'ex BP, con oltre 900 tonnellate di rifiuti tossici, cancerogeni, chi più ne ha più ne metta, voglio dire che bisogna bonificare, bisogna smaltire. A 200 metri abbiamo la SICA verso Siderno. Quanto dista ste fabbriche dal centro? Dal centro, diciamo dalla piazza, un 800 metri, dal comune. Okay, però la fabbrica prima era, la BP era... No, ora stiamo parlando della SICA, la BP prima era... Nel centro abitato. Centro abitato, però... Via Fermi. Via Fermi. Via Fermi. Presso, bisogna andare un 800 metri verso Siderno, arriva diciamo il divieto di accesso, e quindi era collocata sulla destra in un'officina metalmeccanica. Da quel punto del 1979 il sindaco Brugnano la piantonò, cioè gli levò la licenza e fu piantonata dai carabinieri. E poi si dovette trovare, per quanto riguarda la BP, un'altra ubicazione che i proprietari trovarono ad altri 400 metri da questo punto, dove è nella contrada Pantanizzi.